Lo sportello del cittadino si occupa, come dice, come recita il titolo, del cittadino e tra i cittadini, quelli a cui teniamo particolarmente, sono gli anziani. Siamo qui in una domenica di fine agosto, col caldo forte, e abbiamo incontrato un anziano seduto su una panchina. Stiamo per chiedergli che attenzione riversa il comune nei confronti degli anziani. Allora, io sono disoccupato. Non ho un'abitazione, vivo in strada, che le devo dire, più di questo, il comune non ha pensiero per me, diciamo, non mi pensa neanche. Cioè lei si è rivolto ai servizi sociali, al comune? Anzi, i servizi sociali mi hanno tenuto un poco, poi dico, cioè il posto serve per i negri e non per gli italiani, no? Io sono in mezzo alla strada e loro dormono in un dormitorio. Ecco, lei come vive? Cioè economicamente come ce la fa? Viene aiutato dai parenti? No, da qualche duro che gli faccio un servizio, qualche cosa. Arrangia? Arrangio a farmi dei servizi, mi danno la ciappetta, diciamo, a terra. E si compra il pane, si compra il minimo? Di mangiare, infatti oggi sto qui, ho mangiato un panino grazie alle persone. È triste pensare, c'è gente che va a divertirsi, va a mare e c'è tanta gente che soffre di solitudine. Di solitudine veramente, lei mi ha visto, mi ha incontrato in questa zona, purtroppo. Sono le 3:30 del pomeriggio. E io non so cosa fare fino a stasera. L'appello che rivolge al sindaco? Di aiutare anche a noi, non pensare a altri stranieri e altra gente. Vedete, noi non siamo razzisti, rispettiamo gli stranieri, gli immigrati, però non dimentichiamoci di noi stessi, dei cittadini di Taranto, dei nostri anziani. Auguri per tutto, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci.